Il 2021 era l'anno della ripartenza, il 2022 è l'anno del rilancio rilancio motivazionale, rilancio economico, rilancio organizzativo, rilancio gestionale. Bilancio di fine anno, quello tracciato dal sindaco di Andrea Giovanna Bruno nel corso di una conferenza stampa all'interno di quello che sarà il nuovo centro famiglia antiviolenza della città in piazza Sant'Agostino. Un bilancio dell'anno 2022 che è partito dai risultati ottenuti soprattutto sul personale che si occupa della macchina amministrativa. Un comune svuotato di risorse umane per cui non ci sono state praticamente assunzioni negli ultimi anni, oltre 600 dipendenti, quelli che servirebbero all'ente, ma circa 300 quelli attualmente in servizio, grazie anche ai 22 Assunti proprio nelle ultime ore del 2022. Qualche ora fa ho visto la mia stanza piena di 18-20 nuove persone, quindi una nuova forza lavoro che si inserisce all'interno del nostro ente tra assistenti sociali, vigili urbani, dirigenti del settore tributi, dirigenti tecnici, ehm, personale funzionario categoria D, progressioni verticali, stabilizzazioni, concorsi. Abbiamo sbloccato una macchina che sul personale era ferma da 20 anni, quindi davvero questo è il primo grosso risultato perché se non c'è la forza lavoro non si possono realizzare tutti gli obiettivi tanti che abbiamo ancora da raccontare. La sfida per il 2023, però, resta quella di dare seguito ai progetti reali dopo l'intercettazione di 84 milioni di euro di fondi dal PNRR, e per cui ci dovranno essere gare e cantieri per dare una spinta al nuovo volto futuro della città non abbiamo praticamente bucato una sola possibilità di finanziamento PNRR, ma il 2023 diventa l'anno della stesura effettiva di tutti i cantieri che fruttano questi 84 milioni, di cui 45 per i Pinqua, i progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana che oggettivamente sono quelli che cambieranno il volto della nostra città, insieme ad altre operazioni urbanistiche, penso alle norme tecniche di esecuzione che andranno in approvazione nel primo consiglio comunale utile di gennaio che sono una risposta importante a un settore anche urbanistico che è stato fermo per tanti troppi anni. Andrea al momento sta già vivendo un periodo di trasformazione importante con il grande cantiere di interramento ferroviario. Ma sono in corso anche le lavorazioni per il rifacimento di strade urbane, con il programma di strada per strada della Regione Puglia e per cui le opere sono al 40% del totale dei 17 chilometri di nuovo asfalto da posare. Oggi ci lamentiamo del contrario, del fatto che la città è intasata da maggior traffico, che alcune strade sono chiuse perché ci sono i lavori in corso, alcune le strade sono sporche perché ci sono i camion che trasportano materiale in continuazione. Ci rendiamo conto che un cantiere a cielo aperto, cantiere per eccellenza, è decisamente quello dell'interramento della ferrovia, un'altra opera che segnerà il passo in termini di cambiamento per la nostra città e soprattutto in termini di abitudini, perché intorno all'interramento c'è tutto il lavoro della nuova viabilità, della viabilità e della mobilità sostenibile, anche con il piano urbano della mobilità sostenibile.